Buongiorno, siamo a Roma, settima convention H-Pass, siamo all'interno di Spazio 900, ai nostri microfoni abbiamo l'amministratore delegato di Casa Share, Enrico Quadri. Qual è l'importanza della partnership con Casa.it? Ma la partnership appunto che è tale, infatti non è un semplice accordo commerciale, ha un'importanza per noi decisamente strategica. Noi con Casa.it riusciremo a servire appunto gli utenti di Casa.it offrendo loro dei servizi per individuare il loro immobile, non magari attraverso un importo di una cifra d'acquisto dell'immobile stesso, ma attraverso una rata di mutuo sostenibile. Quindi stiamo modificando un pochino quello che è il processo di ricerca di un immobile, solitamente si parte da un prezzo, noi cerchiamo invece di spingere poi l'utente a ricercare l'immobile proprio con quella che per lui è la rata di mutuo sostenibile, un po' come succede con un affitto, quindi uno ha in mente quello che può essere il suo impegno massimo mensile, a quel punto si mette alla ricerca di una casa. Visto che ormai più del 70% degli italiani che acquistano casa lo fanno attraverso un mutuo, ci sembra sicuramente molto interessante riuscire a proporre gli immobili proprio con una rata di mutuo. E oltre a questo, noi, proprio perché questa sarà una partnership, tra l'altro, che durerà nel tempo, andremo anche a premiare gli agenti immobiliari che collaborano con noi, concedendo loro la possibilità di aumentare la visibilità dei loro annunci su Casa.it. Quindi diamo un supporto sia in maniera diretta per aiutarli a concretizzare le loro compravendite con clienti che stanno acquistando casa e a cui suggeriremo il mutuo migliore, ma riusciremo anche a dare maggior visibilità ai loro annunci e quindi aumentare la loro performance di vendita e quindi i loro contatti. E CasaShare è un prodotto che attraverso la tecnologia offre un supporto importante agli agenti. E qual è oggi l'importanza della tecnologia nel real estate e quali sono le aspettative relative a CasaShare? Allora, guardi, io le faccio, parlo magari un po' della mia esperienza professionale. Io ho fatto l'agente immobiliare per 10 anni, ho iniziato nel 90 e l'ho fatto per appunto una decina d'anni, fino al 2000. Devo dire che fino a poco tempo fa l'attività dell'agente immobiliare era un po' uguale a quella che sviluppavo poi io. Devo dire che con le nuove tecnologie c'è la possibilità di dare un supporto, un contributo veramente importante agli agenti immobiliari che quotidianamente hanno delle necessità che la tecnologia può sostenere, può supportare. CasaShare ad esempio è un formidabile alleato per la ricerca di immobili in vendita, per la loro valutazione, per dare poi al cliente appunto che ha richiesto una valutazione anche una comparazione reale con ciò che si sta vendendo, quindi non si stabilisce più un prezzo semplicemente per il fatto che per esperienza il valutatore attribuisce una cifra a quell'immobile, ma perché l'utente può constatare che tutto ciò che c'è in vendita di comparabile col proprio immobile ha un determinato prezzo, quindi si riesce a dare un'indicazione sempre più precisa. E poi CasaShare aiuta gli agenti immobiliari nella gestione anche del loro portafoglio, cercando di trovare le soluzioni per il miglior posizionamento di un immobile appunto rispetto al mercato. Quindi uno strumento formidabile. Da quando siamo partiti con CasaShare, qualche altro soggetto ha iniziato a sviluppare tecnologie appunto per il settore immobiliare. Questo ci fa anche piacere perché vuol dire che probabilmente la strada è quella giusta e gli agenti immobiliari si stanno sempre più evolvendo, quindi non sono più i dinosauri come il sottoscritto che utilizzavano ben poco, no? di quello che veniva messo a disposizione, ma si stanno evolvendo, quindi anche le generazioni stanno cambiando e adesso si utilizza magari più uno smartphone, un tablet che non, ecco, altri supporti che ormai risultano essere obsoleti. Anche l'utente dell'agente immobiliare, anche il potenziale cliente ha bisogno adesso di percepire dall'altra parte un certo tipo di professionalità che passa anche per l'utilizzo di tecnologie. Bene, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie mille, arrivederci.